E veniamo ora al caldo. Abruzzo ancora rovente dopo le temperature record registrate nei giorni scorsi. Anche oggi il termometro raggiunge valori altissimi. Il caldo estremo interessa sia la costa che l'entroterra. A farla da padrone è l'afa, prese d'assalto le spiagge. Il territorio deve fare i conti poi anche con l'emergenza idrica. I gestori del servizio, visti i decrementi di portata delle sorgenti e il sovraconsumo causati dalle alte temperature, stanno programmando chiusure e riduzioni del flusso idrico con conseguenti disagi per gli utenti. Caldo torrido all'interno, afoso sulla costa. Pescare intanto è tra le città italiane oggi con il bollino rosso del Ministero della Salute. Nel capoluogo adriatico dunque il livello 3 che indica condizioni di emergenza, ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bimbi molto piccoli e persone affette da malattie cronache. Tanto più prolungata l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Ci sono i consigli utili ma sempre preziosi: bere molta acqua, consumare tanta frutta e verdura ed evitare, soprattutto per le persone più fragili, di uscire di casa nelle ore più calde. Ma tutto questo non sempre serve, risulta efficace, tanto che anche soprattutto in questi giorni in centro operativo del 118 si è visto arrivare diverse segnalazioni di malori, specie tra le persone più anziane, e il codice calore approntato dall'ASL di Pescara si sta occupando H24 di diverse patologie, prime fra tutte la disiditrazione ma anche edema da caldo e colpi di calore. Sul fronte meteo le notizie poi non sono particolarmente confortanti, la situazione non cambierà almeno fino ai prossimi giorni, tutti i comuni e le province abruzzesi naturalmente si stanno adeguando.